Sono una ricercatrice d'amore e una predatrice di vite umane. Ma ieri non avevo voglia di uscire. Del resto, durante le ore di luce solare, non è per me conveniente farlo. E ieri, come sempre, ho letto molto e preso annotazioni musicali interessanti. Poi, dopo il tramonto, sentendomi un po' svogliata, accesi la TV. Cosa che peraltro faccio raramente. Guardavo solo le luci e i colori cambiare. Sentivo i suoni e le voci mescolarsi e non badavo ai loro contenuti. Pensai invece quanto la televisione fosse importante per gli uomini e quanto fosse in grado di condizionare e modificare la loro vita. Pensai che la televisione dovrebbe servire le genti, dando loro conoscenza, quindi ricchezza mentale, che ridiventando televisione produce a sua volta ancora più ricchezza. Pensai anche quanto la televisione somigli al vampiro, che gli uomini hanno sempre romanticamente raccontato come seduttore, maligno e orrorifico. La televisione mostra beni, luoghi, persone e racconti per irretire, predare e nutrirsi, togliendo lentamente all'uomo la propria autonomia, la forza di pensare, di sapere, di essere. Pensai che mi stavo addormentando, mentre le luci e le ombre mutanti che uscivano da quella scatola di fronte rimbalzavano ipnotiche tra il soffitto e le pareti tutto intorno al divano su cui stavo. La spensi. Pensai, infine, che la sera seguente sarei uscita di nuovo per cercare amore e predare vite.